Il Montalto scivola in casa contro un Noto che conferma di essere in crescita in questo girone di ritorno e perde una grossa possibilità di avvicinarsi alla zona playoff. La squadra di Franco Giugno non ha espresso il solito gioco, soffrendo invece le ripartenze ospiti, pericolosi in più di un'occasione e anche su calcio di punizione. Un batti e ribatti continuo che ha penalizzato soprattutto capitano Chiuzzi e compagni, costretti ad adattarsi al modo di giocare dei siciliani, i quali hanno imbrigliato a dovere Piemontese e Salandria, costretti a conclusioni da fuori o improvvisate per creare qualche pericolo a Vezzani, come sul finire del primo tempo, quando da un'azione confusa nasce un tiro che viene ribattuto da Troiano con le mani. Un fallo da rigore che sembra netto per tutti, tranne che per l'arbitro Veraldi di Bari. Nella ripresa succede quello che non ti aspetti. Dopo un paio di occasioni sprecate, prima da Piemontese con pronta risposta di Vezzani e poi da Crispino, il Noto in una classica azione di contropiede colpisce con merito ex giocatore del Catanzaro, lesto a calciare al volo e battere Ramunno. 1-0 è gara che si fa complicatissima per i padroni di casa, i quali provano a pareggiare in tutti i modi con Piemontese o Chiuzzi, senza però riuscirci. Anzi, aumentando il nervosismo a farne le spese, sono proprio i calabresi, che perdono anzitempo Franco Giugno, espulso per proteste. Il match è l'occasione di fare un passo concreto verso i playoff.